Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Giarrusso, perché mi sembra che insomma sia un messaggio molto chiaro, anche molto diciamo amichevole, però dice abbiamo, possiamo avere i nostri problemi, ma abbiamo un gran bisogno in questo momento di mostrare unità. Se invece viene fuori un'Italia che si divide su alcune cose cruciali, facciamo una brutta figura e non siamo autorevoli a livello internazionale. Giarrusso. Cerco di andare con ordine. Innanzitutto l'Italia è una repubblica parlamentare, dunque se ci sono delle forze che a livello parlamentare sostengono un governo e alcune di queste forze numericamente molto importanti non sono d'accordo con l'invio di nuove armi o vogliono perlomeno discuterne in Parlamento, vogliono vederci più chiaro, è giustissimo che se ne discuta, perché è una repubblica parlamentare, ripeto, non è che è un, come dire, una repubblica presidenziale in cui il Presidente del Consiglio decide da solo, soprattutto in un governo dove ci sono forze molto diverse fra di loro. Quindi non ci vedo nulla di strano a esigere chiarezza. Non significa, io sono d'accordo con una delle cose che ha detto la Russia, cioè che se lasciassimo campo libero alla Russia avremmo anche un danno economico, oltre che un danno di, diciamo, sociale e di cattivo esempio. Siamo perfettamente d'accordo. Bisogna decidere qual è il modo migliore per evitare che la Russia abbia campo libero e per evitare che questa guerra perduri, e non siamo certi che l'invio di armi ad libitum sia il modo migliore per evitare questo, potrebbe causare la reazione opposta. Questo, insomma, si fa un lavoro diplomatico, si fa un lavoro legato alle sanzioni e poi si fa anche un lavoro legato alla difesa dell'Ucraina, non all'offesa. Questo per quel che riguarda quello che ha detto Letta e quella situazione del governo. Se mi permetti, però, vorrei anche replicare a tutto quello che è stato detto da Rosato, da Sallusti, sulla situazione, certo, della presidenza della Commissione. Sì, sì. Allora, io forse ti stupirà quello che dico, ma io sono una persona sincera. Il Movimento 5 Stelle nasce parlando di onestà. La prima onestà che uno deve avere è quella intellettuale. Allora, è vero, come dice Conte, che qualcuno non ha rispettato i patti. È vero che quella presidenza era dei 5 Stelle e doveva rimanere ai 5 Stelle. Però mi permetto di dire che quando bisogna votare il presidente di una commissione, si sceglie un candidato che prima di sceglierlo si parla con gli altri e si, come dire, si ascolta il gradimento di quel candidato. Licheri non faceva nemmeno parte di quella commissione. Licheri doveva essere il capogruppo al Senato ed era stato trombato dai nostri stessi senatori che hanno preferito Mariolina Castellone, persona eccellente. Ma per quale motivo? No, lo dico io, guardi, me ne assumo le responsabilità. Ma per quale motivo bisogna per forza dare una poltrona a Licheri? Soprattutto per quale motivo, sapendo che c'erano dei distinguo su Licheri, abbiamo insistito su Licheri? Con tutto il rispetto che ho per una persona validissima, un avvocato bravissimo, una persona di cultura, di spessore come Ettore Licheri, sia chiaro. Però quando si fa politica e c'è una situazione così delicata, ci si mette d'accordo prima per avere la presidenza della Commissione. Allora lei dice abbiamo pagato un nostro errore di valutazione e di scelta. No, non solo. Io dico che c'è chi non vede l'ora di colpire Conte e di colpire 5 Stelle. E questo è un dato di fatto. Se gli offriamo il fianco è finita, dice lei. Però, siccome sapevo che c'erano persone come la Nocerino che probabilmente sarebbero state votate, io credo che andava fatto un discorso prima, non è una questione di pallottoliere come diceva Rosato, è una questione di politica. La politica è fatta anche di queste cose. Bisogna avere i voti per fare passare un provvedimento, bisogna avere i voti per eleggere un presidente. Giarrusso? Ma guardi, non è facile parlare con Conte. Io cerco di parlare con Conte da mesi, non risponde ai messaggi, non risponde alle telefonate, non ha una segreteria. Io incomincio ad essere onestamente perplesso. In Sicilia abbiamo 126 comuni al voto, lo sa quanti sindaci candidati ci sono del Movimento 5 Stelle? Te lo dico. Molto cerco lo io. Sa quanti sindaci ci sono del Movimento 5 Stelle su 126 comuni? Sindaci candidati? Indovini. Zero. Lo sai in quanti comuni ci sarà la lista del Movimento su 126? In Sicilia, non in una zona dove andiamo male. Tre comuni con la lista, zero sindaci candidati. Forse qualche problema c'è, però i problemi si dovreste affrontano, parlarne, non si certo, ha ragione. Ne parliamo, ci mancherebbe. Va bene, mi pare che è molto critico Dino Giarrusso, onestamente, sulla gestione delle cose. C'è un limite, credo, a tutto. Poi in Sicilia ci sono dei miei colleghi. Ma guardi, in Sicilia ci sono dei miei colleghi che vanno a fare campagna elettorale per il candidato di un'altra lista. Cosa pensano i candidati consiglieri comunali a Palermo di una situazione del genere?
abbiamo espulso gente per un tweet, per un like, per un Forza Milan merda, scusate ho detto la parola perché è successo veramente Gianluso, ma sul, allora, su Dino, Facebook, ti chiamo Dino, tanto ti conosco dalla vita. Dino, ma sei talmente arrabbiato e poi permettiamo Dino, ma sei talmente arrabbiato che stai pensando 5 onorevoli del movimento di fare campagna elettorale per uno di un'altra lista a Palermo. Ti voglio chiedere una cosa, ti voglio chiedere una cosa, ma sei talmente arrabbiato che stai pensando di poter uscire dal movimento? No, io sono, allora, no, io non sono arrabbiato, io sono, come ho detto prima, onesto. Io non credo che fare finta che non ci siano problemi risolva i problemi. Io penso che in Sicilia dovremmo fare le primarie, c'è gente del mio movimento che non vuole fare le primarie per scegliere il presidente della regione. Io penso che dobbiamo essere una forza politica che è così forte in Parlamento, che deve sapersi regolare. La situazione di ieri, mi permetto di dire, è gravissima, non solo perché al governo c'è qualcuno che prende in giro Conte e prende in giro il Movimento, e su questo Conte ha perfettamente ragione, ma perché dimostra anche che qualcuno che fa determinate scelte, forse fa delle scelte sbagliate. Perché per me non ha nessun senso non essere certi che allora, gli altri avrebbero votato per il nostro candidato. Non so, c'è De Magistris lì che di politica un po' ne ha fatto. Ci sono fatti un autogol 5 Stelle, saprà, secondo Dino Gianluso. Molto chiaro. Allora, scusatemi, in tutto questo...